Bonelli, è una battaglia vostra più degli altri, perché è importante domenica votare e votare sì? Innanzitutto bisogna andare a votare perché c'è questa campagna strategica, oserei dire scientifica, per far saltare il referendum, che dimostra quanti interessi economici ci sono dietro questo referendum e la norma che non si vorrebbe far abrogare. Ma in realtà diciamo una cosa molto chiara, il governo, i petrolieri non vogliono che questa norma sia abrogata, perché pensate, ben la metà delle concessioni petrolifere che sono oggetto del referendum non producono più, e chi ci sta vedendo in questo momento dice: ma allora per quale ragione devono essere rinnovate all'infinito concessioni che non producono più? La risposta è molto semplice e drammatica nello stesso tempo, perché così risparmieranno tanti soldi per le mancate bonifiche, perché ci sarebbe l'obbligo di fare le bonifiche al termine della concessione, risparmierebbero 800 milioni di euro. E questa è la vera ragione per cui non vogliono che questa norma sia abrogata. Non esiste in nessuna parte d'Europa e nessuna parte d'Italia, al di fuori del tratto di mare entro i 12 miglia, una legge che permette di avere una concessione a tempo illimitato. Votare sì vuol dire poi proteggere l'ecosistema marino, perché queste attività sono attività industriali a tutti gli effetti, che oggi hanno diverse conseguenze sull'ambiente e sulla costa italiana. Votare sì infine vuol dire mettere una data di scadenza alle fonti fossili, iniziare veramente a programmare un futuro fatto di fonti rinnovabili. Noi vogliamo invece che le piattaforme in Adriatico, la stragrande maggioranza, non solo quelle in Adriatico, che tra l'altro non hanno nemmeno avuto la valutazione di impatto ambientale, siano sottoposte a bonifica e risanamento ambientale, e poi perché è necessario costruire un piano energetico di transizione che porti l'Italia fuori dalla dipendenza dagli idrocarburi. È importante andare a votare perché il referendum è l'unico strumento di democrazia che abbiamo e vale la pena dire la nostra come cittadini sul modello energetico. Bisogna votare sì perché è l'ora di abbandonare i combustibili fossili e cominciare dal mare, peraltro in linea con gli impegni presi a Parigi. Quindi è molto importante non soltanto andare, convincere altri e scrivere questa bellissima pagina di democrazia.